Detto così sembra tutto molto semplice: aperitivo, cena, torta e ballo, e le persone si divertono. In realtà purtroppo non è così. Ci sono gli imprevisti e ci sono le sorprese. Se gli scherzi ai matrimoni fossero simpatici, sarebbero tutti autori televisivi. In realtà di autori televisivi non ne conosco neanche uno. Purtroppo c'è quest'idea che per far divertire gli sposi o gli amici, per animare la serata, ci sia bisogno di renderli in qualche modo ridicoli per qualche momento. E allora ci si ingegna, gli amici si ingegnano, fanno le prove addirittura per mesi, per le sorprese, per gli scherzi, per i giochi, eccetera. Tu, che fai il DJ, non ci puoi far niente per impedire tutto questo. Però in realtà sei responsabile. Sei responsabile dei tempi della serata e sei responsabile del divertimento delle persone. Allora, anche coordinare gli scherzi è un tuo impegno, è un tuo obbligo. Indipendentemente dal fatto che siano divertenti o meno, ce ne sono di tutti i tipi e ce ne sono effettivamente quelli che riescono a essere carini e altri invece che rischiano di rovinare la serata nel vero senso della parola. Li vedi già i tipi da scherzi, sono quelli che ti guardano sospettoso perché devono prendersi il loro momento di celebrità. Sono quelli che ti vengono a dire: e dai, oh, qui c'è bisogno di animare la situazione, come a dire: ci penso io, ci pensiamo noi. Sono quelli che farebbero volentieri a meno di te, DJ, però hanno bisogno di te. Magari arrivano: ce l'hai 4 microfoni, oppure la base di quello, oppure un sottofondo così da circo? Cioè, vabbè. Entrando nel dettaglio, coordinare tutti gli interventi è un compito specifico del DJ. E allora, alcuni suggerimenti. A monte, se parli direttamente con gli sposi o comunque con l'agenzia, dire sempre di dare un tuo contatto prima, perché se ci sono delle cose, delle basi da preparare, anche per sapere quello che verrà fatto, senza passare dagli sposi perché magari sono le sorprese, tu puoi sapere fin da subito cosa succederà e coordinarti con gli amici. Punto numero 2. Durante la serata, inserire gli scherzi nel momento più opportuno. Per esempio, se lasci fare la cosa in modo autogestito, la tendenza è di voler fare gli scherzi quando le persone stanno ballando, perché nel momento magari c'è già del coinvolgimento, allora il palcoscenico è pronto. In realtà sarebbe bene che tutti gli scherzi fossero fatti prima del ballo, in modo tale quando inizia il ballo non ci sono interruzioni, perché ogni interruzione può essere fatale. Spetta a te, con la tua esperienza e tutte le argomentazioni del caso, convincere gli amici, gli invitati, di quali sono i momenti migliori in cui fare gli scherzi. E molto spesso anche deve essere te a fare in modo che comincino effettivamente quel momento lì, perché magari dici: guarda, dopo il primo si può fare il primo scherzo, e le persone sono a farsi gli affari propri in giro, e allora deve essere te che quando sta per finire il primo vai e prendi il responsabile per dirgli di iniziare a prepararsi, perché non essendo persone esperte magari pensano di poterlo fare così senza bisogno di niente. Ricordiamo che se quello scherzo non viene fatto a quel momento lì, poi ti verrà chiesto di farlo nel momento più inopportuno. Terzo aspetto, spetta a te coordinare il tempo, nel senso che magari gli amici all'inizio sono timidi e poi dopo ci prendono la mano, e allora devi renderti subito conto se si sta andando lunghi con i tempi, se si sta andando oltre il previsto, e cercare di evitarlo in qualche modo, magari con la musica o cercare di far velocizzare le operazioni. Un altro tipo di sorpresa che avviene durante i matrimoni è il video degli sposi, con anche lì ci sono momenti ironici, l'intervista doppia o quelli romantici con le foto, qui l'amore che sboccia, eccetera. Quando posso io cerco di non gestire il video, perché non mi occupo di video e ci tengono di più al video che a tutto il resto. Ho visto le scene di tutti i tipi, la sposa in lacrime perché il video non partiva, oppure gli amici lì a cercare di riconvertire il filmato perché non funzionava niente, insomma. E alla fine, se in qualche modo qualcuno si sente la serata si sia rovinata perché il video non ha funzionato, anche in quel caso la colpa è tua, o comunque ne va della buona riuscita della tua serata e della tua immagine.
Certe volte però, in qualche modo, ti tocca occuparti del video. I consigli in questi casi sono chiedere sempre a chi si occupa di video di portare il proprio computer, o quantomeno il computer in cui è stato montato. Così siamo sicuri che funziona e non c'è bisogno di fare operazioni o non ci sono problemi di compatibilità. Quando è possibile che si organizzino anche con proiettore fisicamente, che non è necessariamente in dotazione al DJ. Poi magari non è una cosa che puoi mettere in conto agli sposi, essendo una sorpresa, e quindi uno si trova un po' in difficoltà. Sincerarsi subito che tutto funzioni, e se magari deve essere montato in diretta, provarlo separatamente, il video sul computer e il collegamento di computer con il cavo e il proiettore. Pensare all'audio se deve essere predisposto e magari dover spostare una cassa o comunque predisporre l'audio che si senta per il video. E coordinarsi anche in quel caso con chi ha preparato tutto, capire quanto dura, che alle volte si presentano anche con video di 35 minuti, e anche lì inserirlo nel momento giusto e fare in modo che tutto si svolga regolarmente. Sarebbe sempre bello sapere tutto prima, ma molto spesso non è così, e allora bisogna arrangiarsi, bisogna adattarsi e bisogna fare in modo di rendere al meglio nella serata e di coordinare tutto al meglio, anche quello che non dipende esclusivamente da te. Sì, è vero, magari se agli sposi e agli invitati va bene così, tu non ti puoi opporre, non puoi andare contro la loro volontà. Però ricordiamoci anche che se le persone non ballano e il DJ non è stato abbastanza bravo, il DJ non è un ottimo DJ e il DJ magari non ha da quel matrimonio altri che vengono derivati perché le persone suggeriscono il tuo nome. E allora ci tocca pensare anche a questo. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Commenta pure qua sotto. Un bel like e a presto!